com'è l'inquadratura? Il momento è ufficiale. Buona? Saresi. La Ninis al ring. Ninis on the ring. Ring attack. Ninis power. Non c'è lo specchietto centrale perché ci sono io, ma tanto non ci sorpassa il cazzo nessuno. Monte Bilstein, dove normalmente le M3 passano a 160, noi lo prendiamo a 100. Minchia, cosa c'è? 110. E speriamo piova di più, che così cazzo c'è gente che si cagherà sotto. Che dice già Nürburgring, cazzo, guarda, guarda, guarda che storia, che ti becca tutta la pista. Spettacolo. Cioè, cazzo, neanche l'M2 Competition c'è sta roba qua. Come questa? Simone Puccini, questo è un mezzo, altro mi che spiace... quello. Guarda, guarda quello davanti come si caga. Mi spiace se non ho i guanti, ma sono povero, non ho neanche i soldi per i guanti, quindi quando sarà il momento mi farò al volante. Ci mancano i guanti e il bracciolo centrale è una cosa mancante di Ninis, però abbiamo i fari LED che se li tiriamo sui fari li sverniciamo la macchina. C'è tutto il giro con scritto Nürburgring sul coso. Orgoglio su Suzuki, cazzo. Facile farlo con la Swift Sport. Se non lo abbassi muori nel giro di... Ma come gira il fratello? Oh, 170 170 beh, qua lo posso fare. Sai che va meglio di quello che pensavo sta stronza. Mangia i cordoli come se fosse pane. Va se grippa, cazzo, col suo col grip. Guarda, guarda. Ma che corda, ma che corda magica. Fighe, guarda, sottosterzo zero. Sta suonata di clacson qua va fatta e comunque, alle brunche. E comunque un sorpasso l'abbiamo fatto. Eccolo. Eccolo. E tutti muti! E ci... Figa, no, ci ho rovinato il tempo, no, cazzo! Cazzo! Che cazzo sono le quattro frecce? Ce la guido da così poco che non so neanche dove sono le quattro frecce. Sì, vabbè, ma ste macchine del cazzo che non stanno in strada. Ah, BMW! Ah, BMW di merda, cazzo! Sempre BMW! Ci ha rovinato il tempo, anche il Competition. Una merda il Competition. Simone Puccini! E
Ecco, facciamo il video a favore dei poveri alfisti e non poteva essere altro che una BMW a stamparsi a lì. BMW, c'ho l'M, vado, bam! E tutti a casa. E tutti al bar a mangiarsi un tragico panino. Va, e due, abbiamo passato un'elica e non è finita, cazzo. Sotto tiro anche mi sa il Citroën, com'è comunque, diciamo, i freni è tutto a posto? Sì. Beh, ma è giapponese, cazzo, non c'è neanche da farsi. Dovevamo azzerare il coso del consumo, cazzo, secondo me avrebbe fatto comunque i 12 o i 13. Porca troia, fa figo. Va, l'Audi che esce. Paura, eh? Cazzo, spinge talmente tanto la Ignis che mi stacca la mano. Cazzo, puttana, c'è il G ovunque. Un jet militare. Senti come suona il 4 cilindri in giapponese, cazzo. Beh, come suona è più bello di quello della Abarth. Curve presa perfettamente in nonchalance. Adesso chiaramente arriva il punto meno favorevole alla Ignis. Ah, perché fino adesso 2 chilometri di salita bastardissimi. Ha già perso 10 all'ora, ma poco male, qua non freniamo, quindi in pieno curva del coraggio, Dino, curva del coraggio 1 in pieno, scalata, la prima volta che scalo, e preparati curva del coraggio 2 in pieno, tu non ci riesci, Dino, non ci puoi riuscire, guarda, curva del coraggio 2 pennellata alla grande, addirittura con margine. Perché questo se no col vuoto va, guardalo, non riesce ad andare via, non gli va via. Ho dovuto frenare, cazzo. Ciccio, c'hai 4 volte il motore, 2 volte il pistone. Allora carousel, vediamo come si comporta carousel. Ecco, questo è l'unico momento di questo è e invece no, se lo mangia, se lo mangia come se fosse niente e ne esce vincitrice. C'è il Marshall che mi ha guardato un po'. Dai che tieni 120. Spettacolo alle punce, preparatevi. Figa, la ora ci sarà. Cazzo, se la foto della Nini se la compro, te la regalo. La compro proprio senza il vuoto a mano. E via, si spiana anche i 2 cordoli. Osservare la nonchalance. Non ci siamo cappottati alla facciata di tutti quelli che dicevano morirete ai cordoli. 500 capottano, noi no. Praticamente una paresi della spalla, ma resisto. Aggredirti il cordolo per farla cattiva tipo.
quell'N. Vai, cazzo. Pronti via, basta chiedere la Nisfa. Probabilmente riesce a fare 4 ore con un pieno. Vai, con pressione. Facciamo vedere anche da fuori. Si caghino addosso tutti quelli con gli 8 cilindri biturbo, il vaffanculo, probabilmente avremmo consumato, avremmo fatto comunque almeno i 14. Alla facciazza vostra, si può fare una VLL con 50 euro di benzina. E se piove ci classifichiamo secondo me nei primi 20. Grande Ignis. Adesso finestrino giù, braccio giù, salutare la signora. Super! Grande Ignis, quasi applauso. Vediamo di cagarla qua in mezzo ai fighettoni. Sgaso. Allora, puoi mettere qua di fianco a questa M, così facciamo le foto per Simone Puccini, guarda. Te la caghiamo di fianco a questa cazzo di M che solo cerchie gomme costano come la Nignis. Notare che con le altre macchine ho dovuto fare la manovra con questa dentro. Figa, questa c'ha uno sterzo che fa paura. Grazie Bob. Wow. Io veramente ho goduto più che... Inquadratura completa alla Nignis. Onori al mezzo.